E bentornato a questo nuovo video sugli effetti, sulla modulazione degli effetti. In realtà, in questo video vedremo finalmente qualcosa, insomma, di concreto, in quanto nel video precedente abbiamo parlato degli effetti di modulazione, analizzandoli in dettaglio, insomma, facendone l'autopsia e vedendo, come si poteva realizzare un effetto di modulazione, cioè quali erano i principi alla base degli effetti di modulazione. Abbiamo osservato quindi da vicino gli LFO, quindi Low Frequency Oscillator, abbiamo capito che quella è la base degli effetti di modulazione e abbiamo capito anche che molti effetti di modulazione funzionano sfruttando, insomma, le cosiddette linee di ritardo accoppiate al segnale originale, quindi un segnale ritardato in cui il ritardo viene spostato, insomma, viene variato nel tempo, e il mix, insomma, di questo segnale così trattato e del segnale originale crea, insomma, questa modulazione, insomma, sono gli effetti proprio appunto di modulazione. Ora invece ascolteremo come suonano gli effetti di modulazione, cioè che suona un chorus, che suona un flanger, che suona a un phaser, che suono può avere un tremolo, e così via. E andremo a vedere in effetti anche qualche applicazione, cioè quali sono le applicazioni più comuni di questo tipo di effetti. Quindi, quando è che questi effetti vengono applicati nel mix e su quali strumenti? Ovviamente, come intuirai, non esiste una regola per cui su un certo strumento non possa essere applicato un certo tipo di effetto. Anzi, diciamo che il bello del mix è essenzialmente questo, cioè c'è una libertà creativa, o quantomeno in questo, insomma, ambito, quindi applicazione di effetti, ci si può divertire spaziando, insomma, con le soluzioni che la nostra nelle soluzioni che la nostra fantasia suggerisce. Ti dirò, in effetti, gli effetti di modulazione, perdona il gioco di parole, non sono quasi mai una necessità nel mix, così come succede, per esempio, con un compressore, piuttosto che con un equalizzatore. Tuttavia, l'applicazione con gusto di un effetto di modulazione può arricchire notevolmente un brano, cioè dargli in effetti il tocco magico. E citeremo dopo alcuni esempi famosi in cui questa cosa è stata fatta. Anzi, ti inviterò a guardare poi un video in cui, insomma, si vede da vicino qualche trucco del genere. Non si parla nello specifico degli effetti di modulazione, ma si vede un po' come è stato fatto un album famoso, poi ne parleremo, insomma, dopo. E dicevo, un uso creativo e quindi con gusto, insomma, degli effetti di modulazione può portare a risolvere un mix che, insomma, si è ficcato in un buco, insomma, dalla quale non si esce. Si sente, per esempio, che manca qualcosa, trattato con il solo compressore, equalizzatore. Diciamo che in generale l'utilizzo degli effetti di modulazione diventa quasi necessario quando l'arrangiamento della song è povero o presenta qualche lacuna, insomma, alla quale si cerca di sopperire con questa trovata, insomma, geniale. Tuttavia, anche in casi in cui l'arrangiamento è completo, al musicista, per esempio, potrebbe non essere venuto in mente di applicare quel particolare effetto, e il fonico, il tecnico del suono, in quel momento può suggerire di provare una determinata soluzione. Ovviamente lì è il buon gusto, insomma, della persona che sta dietro al mixer, che deve intuire quale effetto potrebbe arricchire la parte e proporla appunto al musicista. Diciamo che l'effetto di modulazione è a metà strada tra l'esigenza di mix e un remix, tra virgolette, anche se in realtà non si tratta proprio di un vero e proprio remix. È qualcosa, insomma, che è a metà strada tra il tecnico e l'artistico. E ti farò vedere appunto quando un effetto di modulazione viene utilizzato per scopi puramente tecnici e come invece può essere utilizzato per uno scopo puramente artistico. Cercherò, insomma, di farti vedere qualche esempio. Infatti, nel progetto che puoi vedere di Reaper ho caricato una serie di strumenti: chitarra, basso, batteria, chitarra elettrica, acustica anche, voce, e ti farò sentire appunto come suonano gli effetti di modulazione su questi singoli strumenti. Partiamo subito col vedere, per esempio, come suona un classico chorus, appunto, quando utilizzato come effetto, quindi per uno scopo non puramente tecnico, bensì artistico, cioè per dare qualcosa in più al suono, quindi per cambiare proprio il timbro, tra virgolette, del suono, su una chitarra, in particolare
jazzy, diciamo, quindi con atmosfere jazzy. Andiamo ad ascoltare la chitarra prima dry e poi l'ascoltiamo col chorus. Diciamo un effetto piuttosto utilizzabile in questo tipo di ambito, il chorus, in quanto conferisce un suono gradevole, a mio parere, su questo tipo di ambientazione. Te lo faccio ascoltare. Ovviamente i parametri, come puoi vedere, sono quelli che abbiamo visto durante le lezioni teoriche sulle slide, quindi il range, ovvero il tempo di ritardo della linea. Il fine aggiusta praticamente con maggiore precisione il tempo, quindi questo in particolare è il Classic Chorus della Keyrus Audio, nome impronunciabile, credo si pronunci così, ed è disponibile solo per PC, tuttavia insomma puoi utilizzare il chorus, ce ne sono a vagonate anche per Mac, che più ritieni opportuno. Io ho ritenuto opportuno utilizzare questo perché ha un numero di parametri non eccessivamente elevato e quindi si intuisce subito come utilizzarlo, quindi tempo. Regolazione del fine, quindi una regolazione più precisa del tempo, qui va a scatti tra 10 e 20 millisecondi, 40, 80, mentre con questo lo si può regolare in maniera più fine, quindi anche valori intermedi. Il rate, che è la velocità praticamente di variazione del parametro, e anche del pitch nel caso di un chorus, quindi varia tutte e due insieme. La quantità di pitch, quindi la, diciamo, l'effetto vero e proprio, cioè quanto è più o meno evidente l'effetto, dipende appunto essenzialmente dal depth e anche dalla velocità. Vedremo poi che le due cose sono legate. E poi qui c'è una manopola che insomma ti consente di miscelare segnale dry e segnale vette, e poi abbiamo il livello. Ascoltiamolo con un settaggio così a caso e sentiamo che effetto fa. Dry. Chorus. È una sorta, insomma, di quasi come doppiare la chitarra con più chitarre che suonano la stessa parte, che sono leggermente fuori tono l'una dall'altra, cioè fuori intonazione l'una rispetto all'altra, un po' come quando si suona appunto due o tre strumenti veri, e appunto a questo che serve il chorus, che prende il suo nome proprio dal fatto che fa una sorta di coro allo strumento, un po' come succede in un coro di voci, quando ci sono 10 voci, ovviamente l'intonazione di tutte le voci non sarà mai la stessa, così come la gestione del tempo, cioè ognuno porterà un tempo che è leggermente diverso da quello dell'altro cantante. Di conseguenza si creerà appunto questa sorta di effetto da cui appunto il chorus prende il nome. Quindi proviamo a sentire cosa succede muovendo i parametri. Mandiamo in loop praticamente la parte. Aumentiamo prima di tutto il depth. Come si può sentire, l'effetto di variazione di pitch diventa molto evidente, quasi stonato appunto, cioè un chorus questo eccessivo. Diminuiamo il depth, traccia dry praticamente. Molto effetto. Velocità. Le oscillazioni ovviamente diventano molto 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 veloci, e quindi questo effetto di stonatura diventa quasi una sorta di vibrato. Chorus più basso. Aumentiamo depth. Aumentiamo il balance tra i due suoni, quindi diretto e processato. E questa viene dal centro, è molto monofonica. Un modo, per esempio, per spazializzarla, come si suol dire, è quello di mettere un chorus, appunto, sul canale e di scegliere un tempo giusto per allargare, insomma, la traccia, per esempio un delay tra i 20 e i 40 millisecondi di chorus, sul chorus. Un fine ovviamente possiamo anche non regolarlo, insomma, stiamo ragionando di massima, poi di qui possiamo lavorare di fino. Una velocità magari piuttosto bassina, spread soprattutto, perché dobbiamo differenziare il lato sinistro e destro, se no non otteniamo l'effetto appunto di allargamento del fronte stereo. Depth piuttosto bassa per evitare che i pitch dei segnali sinistro e destro rispetto al segnale che viene dal centro originale siano troppo differenti e quindi creare una stonatura vera e propria, lo vedremo dopo cosa succede, e un rapporto tra pitch
segnale dry e segnale affettato non troppo elevato, cioè deve essere comunque, ecco, il tocco in più, non deve diventare, insomma, una operazione da giullare, quindi non dobbiamo esagerare quasi mai quando trattiamo uno strumento che è lead, diciamo, nel brano, e quando lo trattiamo con questo tipo di effettistica dobbiamo sempre andarci con i piedi di piombo e quindi utilizzare poco effetto, non esagerare. I know dark clouds will gather round me. I know my way is rough and steep. Senza chorus. I know dark clouds will gather round Con chorus. me. I know my way is rough and Senza. steep, but golden Con. fields lay out before me. I know dark Senza. clouds will gather round Con. me. I know my way. Proviamo adesso a fare quello che ho detto prima, cioè ad aumentare per esempio il depth sull'effetto. Vediamo cosa succede. I know dark Per clouds sentirlo meglio, will aumentiamo anche gather round la me. percentuale tra segnale I know diretto e my segnale processato. way is rough and steep, but golden fields lay out before me. I know dark clouds will gather round me. I know my Aumentiamo anche way il rate. is rough and steep, but golden fields lay out before me. I know dark clouds. In questo modo cosa abbiamo fatto? Aumentando il depth abbiamo aumentato la percentuale proprio di pitch che l'effetto si permette di applicare e quindi discostiamo di molto il pitch originale dal pitch del segnale processato e questo crea quell'effetto, insomma, di stonatura molto evidente. Aumentando il rate soprattutto, questa variazione di pitch diventa molto veloce, diventando ancora più percepibile, perché mentre qui se teniamo il rate basso, quell'effetto di variazione del pitch avviene molto lentamente nel tempo e di conseguenza una nota viene pitchata di pochissimo se dura un tempo ragionevole, non un tempo elevatissimo. Aumentando di molto la velocità, invece quella nota viene pitchata in continuazione, oscillando appunto rispetto all'intonazione originale, crea un effetto fastidioso. Quindi, per allargare il fronte stereo, rate piuttosto bassi, depth non troppo elevate per evitare di appunto far variare troppo il pitch, tempi 20-40 millisecondi, poi ovviamente in funzione di quello che vuoi ottenere, senza esagerare, anche con il rapporto dry-wet. Abbiamo visto che quando aumentiamo di molto il wet, poiché facciamo sentire di più i cori, appunto, cioè i due segnali processati sinistro e destro in maniera, diciamo, in quadratura di fase, veniamo a percepire proprio questo effetto. È possibile, volendo, applicarlo anche per doppiare, appunto, una parte di chitarra in sostituzione del delay. Ovviamente ci si deve mantenere basso, ripeto, col depth in questi casi, perché sennò il pitch varia talmente tanto che non sembra una esecuzione naturale, ma sembra semplicemente di due strumenti diversi, ma sembra semplicemente una esecuzione in cui uno dei due strumenti è stonato essenzialmente, o entrambi, insomma, quelli sui due lati stonati e quello dry è invece intonato. Quindi depth piuttosto basso quando si vuole utilizzare il chorus per doppiare parti, quindi per allargare il fronte stereo, e rate piuttosto bassi. Ovviamente le applicazioni, come avrai capito, sono infinite. Queste sono delle linee guida per farti capire più o meno come funziona, insomma, che cosa può servire un chorus. Quindi abbiamo detto allargare le parti, quindi stereofonizzare. Non so se si può dire, ma insomma, concedimi questa licenza. Una parte monofonica, che sia essa una voce, o creare un coro a partire da una sola voce, o applicarlo come effetto proprio artistico per mutare leggermente il suono di una chitarra jazzy, per esempio. Spesso viene applicato anche per dare maggiore stereofonia al basso. Ascoltiamo infatti un esempio con uno slap bass in cui viene applicato il chorus. Prima dry lo ascoltiamo. C'è già un po' di riverbero ovviamente sul basso. Applicato. Non è che ci debba essere per forza, ma in questo campione c'è. Chorus
chorus, riduciamo il tempo. Senza chorus. Con chorus. Senza. Con. Ovviamente ho sempre lo spread acceso, cioè per ottenere l'effetto famoso di ampliamento del fronte stereo, devi utilizzare per forza lo spread. Se non lo usi, hai uno strumento processato con il chorus, ma che non ti dà l'effetto stereofonico. L'effetto stereofonico, ricordiamolo, viene come già spiegato nelle slide, da una diversità nel modo di processare il canale sinistro e destro, e precisamente dalla quadratura di fase dei due segnali sinistro-destro. Se non applichi questa quadratura di fase, il tutto verrà dal centro e sentirai semplicemente l'effetto di chorus monofonico. Ascoltiamolo. Processato con questo ritardo che varia nel tempo, non percepisco l'effetto chorus. Perché non lo percepisco? Così come non percepisco l'effetto flanger o phaser e così via, semplicemente perché non si crea il combo filter tra i due segnali. Cioè il combo filter è necessario in effetti appunto per sentire l'effetto di chorus. Quindi se metto tutto effetto, per esempio, tra la posizione on del chorus, cioè quando è acceso, e off, parte il volume perché qui è alzato, non si sente nessuna differenza. Ovviamente se uso lo spread la sento comunque, perché i due segnali sinistro e destro sono trattati in maniera differente. Ma in mono, se non miscelo il segnale dry, adesso che lo miscelo sento il chorus. Se metto tutto effetto non sento nulla. Se metto tutto dry, stesso modo, non sento solo il segnale originale. Quindi miscelo e sento il chorus. Cioè in effetti qui è un combo filter che varia nel tempo e mi fa sentire l'effetto. Quindi deve esserci comunque un po' di segnale dry miscelato a quello effettato, se no il chorus non si sente, non funziona. Invece con lo spread l'effetto si sente anche quando il segnale è messo tutto su vetto, cioè a tutto effetto, semplicemente perché i segnali sinistro e destro sono diversi e quindi creano questo movimento. Quindi in linea di massima lo spread è molto utilizzato quando si vuole allargare il fronte, mentre il chorus monofonico è utilizzato quando si vuole proprio processare soltanto lo strumento per variarne appunto il suono e non per scopi tecnici come l'allargamento del fronte stereo. Ecco un chorus mono. Lo stesso per esempio lo possiamo sentire applicato sulla chitarra jazz di prima. Spread, ora lo allarghiamo in fronte stereo. Quindi abbiamo capito bene come funziona sia in mono che in stereo un chorus e le applicazioni che se ne possono fare. Sul basso in particolare abbiamo sentito un chorus. Spesso viene fatto anche un altro procedimento per limitare i minimi danni che comunque avvengono sempre quando si creano dei combo filter, anche se sono manipolati, come in questo caso è controllati, ma avviene comunque un minimo di danno. Qual è il sistema che viene utilizzato nel caso in cui non si vogliono limitare questi danni? Perché proprio sul basso? Perché, come sappiamo, l'effetto di combo filter è molto evidente sulle basse e di conseguenza, per ovviare un pochino al problema, si fa una cosa particolare sul basso. Invece di applicare direttamente il chorus su tutto il segnale del basso, così come ho fatto vedere adesso, si processano soltanto le alte frequenze del basso, senza processare quelle basse. Come lo si fa? È semplice. Apriamo
un canale, insomma, che funzionerà da ricevitore e diciamo, verso il quale manderemo, appunto, daremo una mandata a partire dal basso, quindi mando il basso in questo canale. Sul canale che riceve ci apro un chorus, lo setto a tutto effetto perché da qui uscirà il solo chorus e lo chiamo per esempio send appunto chorus, ovvero in realtà questo dovrebbe essere il receive, non il send, perché il send è quello che manda e quindi il basso in questo caso. Quindi questo è il chorus che riceve. E che cosa faccio? Se lo mando così, lo setto tutto effetto, sono nella situazione di prima, cioè ho un basso con un chorus. E alzando questo canale posso aumentare la quantità di chorus. Ma io voglio mettere il chorus solo sulle alte frequenze. Cosa faccio? Prima del chorus inserisco un EQ. Vado a mettere un EQ quindi prima e taglio le basse. Quindi metto un EQ e filtro per esempio fino a 300 Hz. Perché lo faccio? E il chorus soprattutto si sentirà lo stesso l'effetto? Sì, si sentirà lo stesso perché in realtà, come noi sappiamo, il nostro cervello ha una percezione delle basse omnidirezionale, cioè non riesce a dare una direzione di provenienza precisa per le basse frequenze. In particolare questo avviene per frequenze piuttosto basse, 100-150 Hz, al limite 180. Al di sopra di queste frequenze, invece, la provenienza del segnale può essere individuata dalle nostre orecchie o dal nostro cervello, come preferisci. Di conseguenza io taglio le basse per limitare i danni fatti dal combo filter, ma conservo comunque l'arricchimento in stereofonia che un chorus mi fornisce. Andiamo ad ascoltare. Questo è il solo segnale processato dal chorus, tagliato insieme. Cioè le basse rimangono belle centrali e il chorus invece viene applicato solo alle alte frequenze, quindi le zone alte si allargano sul fronte stereo, le basse invece rimangono al centro. Le basse processate, il filtro praticamente taglia a 10 Hz, quindi è come se non ci fosse. Taglio a 200 magari uno spread. Ho la sensazione che i bassi vengano comunque dal centro, ma che il basso sia più largo, cioè che venga anche da sinistra e da destra, perché le frequenze alte appunto sono trattate con un chorus. E questo, diciamo, trattamento, cioè il taglio delle basse frequenze, prima del chorus, cioè il processing delle sole frequenze alte con il chorus, evita qualche problema in bassa frequenza con i combo filter, ad esempio appunto l'appannamento del basso, insomma. È una tecnica che si usa molto in generale con tutti gli strumenti che sono ricchi di basse frequenze. Ovviamente non è necessario farla per forza, tuttavia diciamo che spesso funziona, cioè conserva, aiuta a mantenere le basse belle centrali e a fuoco, centrali tra virgolette. La nostra percezione è omnidirezionale, allora il ragionamento che si fa, perché devo inquinare anche una parte del segnale che alla fine non capirei comunque da dove viene? Perché la devo inquinare con un combo filter? Tanto vale che non la processo proprio e processo solo le alte frequenze. Ok, detto questo, possiamo ascoltare anche oltre su uno slap, anche come suona su un groove di basso. Facciamo la stessa operazione, magari trattiamo solo le alte. Quindi apro una mandata da questo groove di basso verso il canale dove c'è il chorus preceduto da un EQ che taglia le basse. Andiamo ad ascoltare. Questo è il solo chorus. Ok. E questo insomma è l'effetto. Ecco, ora diventa più. Si capisce meglio il tremolo che cosa fa e in quante registrazioni lo abbiamo inconsapevolmente ascoltato. Aumentiamo per esempio il rate. Eccolo, ora si è caratterizzata la parte di chitarra, proprio il surfing guitar.
senza effetto, con effetto. Quindi il depth aumenta semplicemente la percezione dell'effetto. Con un depth a 0 non sento l'effetto tremolo. Con un depth molto acceso, se inserisco anche una differenza di fase tra i canali sinistro e destro, creerò una sorta di stereofonia al pari di quanto succede un pochino con il chorus, basata però su un principio diverso, che è la percezione del volume. Si creerà in effetti qui una sorta di autopan, tuttavia. Proviamo ad ascoltare. Come se il segnale si muovesse da sinistra a destra rapidamente. Metto a zero la differenza di fase, mono, lo rendo stereofonico. Diminuisco la velocità. Adesso senti l'autopan. Semplicemente perché, essendo il canale sinistro e destro fuori fase, ci saranno dei momenti in cui si annullano e dei momenti, diciamo, dei momenti in cui il destro annulla il sinistro e viceversa, e di conseguenza c'è uno spostamento da sinistra a destra, quindi una sorta di autopan. Quindi in realtà il tremolo puro, insomma, è un effetto mono, e questa è un'aggiunta che può aiutare appunto a creare una sorta di stereofonia. Effetto mono, effetto stereo. Ecco, tutti questi trucchi, tra virgolette, possono aiutare ad allargare un mix. Molti mix, quando sono fatti da un principiante, sono appunto molto monofonici, proprio perché non c'è un uso smaliziato della stereofonia, cioè non si sfrutta tutta la larghezza a disposizione. C'è tutto il panorama stereo. Molte volte può essere anche una scelta, insomma, vintage per portare tutto in mono, però quando si vuole un mix largo, uno stile chiaramente più moderno, ma se vogliamo anche retro allo stesso tempo, perché per esempio negli album dei Doors c'è un larghissimo uso della stereofonia, addirittura uno strumento a sinistra e uno a destra, quello per esempio è uno sfruttare tutto il panorama stereo. Insomma, con questi sistemi, chorus per esempio e tremolo, quando si sfrutta la differenza di fase tra sinistro e destro, si ottiene appunto l'effetto di allargare la parte. Quindi abbiamo sentito che cosa fa un tremolo. Il suo utilizzo tipico è quello appunto della chitarra, a differenza del chorus. Diciamo, a meno che non si voglia creare un effetto, appunto, cioè non è un effetto tecnico come quello del chorus, che può essere applicato anche in piccole dosi semplicemente per allargare il fronte stereo. Cioè, quando si applica il tremolo, si può anche allargare il fronte stereo, ma non si può evitare di sentire chiaramente che è stato applicato un tremolo. Invece nel chorus si può applicare un chorus per allargare il fronte stereo senza far risultare la parte trattata esplicitamente con il chorus, cioè lo si usa in maniera tecnica, il tremolo insomma si sente direttamente. Ad esempio, se lo usassimo su una voce, vediamo che succede. Gather around me. I know Mono. my way is rough and steep, but golden fields lay out before me. Ovviamente come effetto può essere utilizzato, ma insomma, non lo so, dipende molto comunque dal contesto. Il suo utilizzo tipico comunque sulle chitarre, ma anche su un basso, per esempio, volendo su un giro di basso. Andiamo ad ascoltare. In mono. E questo insomma è il tremolo, un effetto molto molto semplice. Ascoltiamo la differenza, per esempio, tra un tremolo e un vibrato, quindi mel da vibrato. Andiamo ad ascoltare. Come sappiamo, il vibrato agisce sulla variazione di frequenza, non di volume. Stereofonico.
addirittura su questo vibrato della Melda FX c'è anche il tremolo. Te lo faccio vedere nella versione con skinnata, praticamente con lo skin, ovvero con la cover grafica, diciamo, quello invece utilizza la grafica di default dell'host. Ed è questo. Questo in particolare si scarica dal blog di Requietus, che ha messo a disposizione le versioni con l'interfaccia grafica, diciamo, del plugin, non l'interfaccia di base del programma, ma il plugin è lo stesso, è appunto il phaser della suite Simul Analog. Ovviamente in allegato a questo video troverai un PDF dove ci sono vari link ai vari effetti che ho utilizzato all'interno di questo video. Ascoltiamo il phaser. Aumentiamo lo speed, la velocità. Ovviamente i parametri sono quasi sempre gli stessi, speed e depth. L'impressione insomma quasi di galleggiamento, almeno a me ricorda, ha sempre ricordato questo. E questo per esempio è molto utilizzato sulle chitarre. Dry, processata. Atmosfera quasi sognante, insomma, richiama subito il phaser. Può essere per esempio utilizzato anche sulle voci, perché no? And no dark clouds will gather round me. Molto alla Peter Gabriel, diciamo, questo tipo di utilizzo dell'effettistica, ma può funzionare in certi contesti. Per esempio, mi pare di ricordare che un utilizzo famoso, insomma, blasonato, di un album blasonato di questo effetto, del phaser, quindi, è fatta, per la precisione, in The Dark Side of the Moon. E in particolare, mi pare che sia nel pezzo, As and Them. Dovrei riguardare di nuovo per l'ennesima volta il video che appunto ti ho accennato, a cui ho accennato prima, che è il Making di The Dark Side of the Moon. Si trova insomma questo video, che è il Making di The Dark Side of the Moon. Basta cercarlo, insomma, lo troverai. Sicuramente avrai le tue fonti per acquistarlo o per vederlo. E in una delle parti, insomma, del video si vede Alan Parsons che praticamente applica il phaser su un coro femminile, sulle back voice, sulle backing voice, perché le ritiene un po' statiche senza questo effetto, e aggiungendo questo effetto con, mi pare, un depth abbastanza elevato e una velocità piuttosto alta, si ottiene una sorta appunto di arricchimento della parte del coro, quindi da provare. Guarda il video perché lì ci sono insomma vari piccoli segreti, piccoli suggerimenti di un album che ha fatto la storia, che è appunto The Dark Side of the Moon, quindi il making di The Dark Side of the Moon. Vallo a cercare, insomma, ne trarrai sicuramente giovamento. Quindi abbiamo visto anche l'applicazione del phaser. Non ci rimane che, ovviamente, il phaser può essere, ho trascurato fino ad ora uno strumento molto bello che è quello, che è la chitarra acustica, può essere applicato, così come il chorus, ma anche il flanger, anche su una chitarra acustica. Phaser. Chorus. Per allargare. O solo per effettare. Allargare, spread. E quindi ritorna insomma al concetto del doppiare la parte utilizzando un chorus e ovviamente anche un tremolo, così come anche un flanger può andare su un'acustica. Ok. Detto questo, ovviamente non ci rimane che vedere uno degli ultimi effetti che abbiamo menzionato nelle slide, che è l'auto-wah. In particolare, io qui mi sono divertito a fare una chicca che insomma stimolerà le tue meningi e ti farà capire di quanto spesso si possa fare tanto avendo pochi strumenti a disposizione. Ed è un consiglio che io do sempre, lo ripeto anche stavolta, di utilizzare non moltissimi effetti, non avere nella tua cartella VST plugins 100.000 effetti, un numero sufficiente
che ti consenta anche di variare se quel giorno vuoi utilizzare il chorus viola piuttosto che quello giallo, però che non distolga la tua attenzione dalla musica facendola soffermare sui plugin, su quale plugin usare. Questa è una cosa molto importante, rimanere sempre focalizzati sul mix, sulla musica. Tu sei al servizio della musica quando missi, quando stai missando. E inoltre avere meno effetti, cioè il numero giusto, pochi, non troppi, che distolgano la tua attenzione appunto dalla musica, consente di rimanere creativi. A volte il troppo appunto ti fa perdere la creatività. Per esempio qui ho simulato un auto-wah utilizzando un semplice equalizzatore. Il principio alla base è quello, non sono andato a cercare il plugin di auto-wah. Un giorno non ce l'ho, sono in uno studio dove sto lavorando, non ha il plugin dell'auto-wah e lo costruisco io. Ti ho detto sulle slide che un auto-wah può essere fatto con un semplice equalizzatore che fa passo a basso con un fattore di risonanza, come puoi vedere, molto alto, e poi variando la frequenza di taglio tra più punti, cioè quindi tra un massimo e un minimo, e questo crea l'effetto wah. E ti faccio vedere qui come l'ho fatto. Ascoltiamo la chitarra senza wah. Con il wah, auto wah per la precisione. Questo in particolare non è un vero e proprio effetto di modulazione, perché come puoi notare è come se l'equalizzatore si muovesse rispondendo alla dinamica. Più forte suono, più il filtro si sposta in alto. Quando suono piano il filtro si sposta indietro. Ovvero in particolare qui l'agente modulante non è un low filter oscillator che oscilla sempre allo stesso modo davanti e indietro, ma è un inseguitore di inviluppo, un envelope follower. Ovvero ho impostato l'equalizzatore grazie ad una funzione offerta da Reaper che è il parameter modulation, dove posso controllare un qualsiasi parametro di un plugin con un altro segnale. In particolare, questo segnale può essere un low filter oscillator, come abbiamo visto nei casi del chorus, e via dicendo, ovvero un segnale che oscilla periodicamente con una certa frequenza, ha una certa forma d'onda, quindi sinusoidale, oppure addirittura il segnale di controllo può essere un segnale audio, quindi la stessa traccia di chitarra in base al volume della pennata controlla la variazione della frequenza. E questo si fa appunto con la parameter modulation. Ti invito a leggere il manuale di Reaper se usi Reaper, o se usi un altro software, vedere se il tuo software offre la possibilità di fare parameter modulation, cioè di modulare un parametro di un plugin utilizzando un qualsiasi segnale di controllo, sia esso proveniente da un low filter oscillator, sia esso proveniente da un altro segnale audio, o anche lo stesso segnale audio sul quale viene applicato poi l'effetto. Ad esempio, qui io controllo la frequenza di taglio di questo filtro passo a basso con elevato fattore di risonanza in base al volume del segnale della chitarra stessa che vado a processare. Infatti, qui si vede che se faccio play, più forte suona la chitarra quando va in alto questo segnale, più la frequenza va in alto. E qui decido, insomma, con i parametri quanto deve essere evidente questa cosa. Ovviamente per studiare poi in dettaglio questo vai a leggere il manuale di Reaper. Se lo usi, usi un altro sequencer e non ha parameter modulation. Mi dispiace per te, dai, scherzo. Puoi andare a vedere, insomma, se esiste un sistema per modulare un parametro di un plugin in base ad un altro parametro. In particolare l'ho fatto con un segnale di controllo, quindi è un po' come se il wah-wah è come se si schiacciasse il piede su un wah-wah quando si suona forte, un po' questo concetto. Se invece voglio un classico auto-wah con un low filter oscillator, cioè con un segnale sinusoidale, lo vedi, ecco. Al posto di scegliere il segnale audio di controllo per controllare la frequenza di taglio, ho scelto un oscillatore con segnale sinusoidale, una certa velocità che è decisa qui, l'aumento, ecco, vedi come si muove velocemente, così si muove lentamente, e una certa forza, cioè quanto deve essere evidente questo spostamento della frequenza di taglio del filtro, così si sposta di poco la frequenza di taglio,
così di molto. Andiamo ad ascoltare quando viene gestito da un low filter oscillator, è come se l'effetto di auto-wah fosse indipendente appunto dalla forza con cui suono sulla chitarra, ma dipende proprio solo da questo oscillatore che fa sempre lo stesso movimento nel tempo. Ascoltiamolo. Aumento lo speed. Invece, controllata dal segnale audio, l'oscillazione non è costante nel tempo, ma dipende proprio dal segnale. Più forte suono, più si muove questa frequenza. Ecco, questa è la differenza tra un controllo con un segnale non periodico e un controllo con un low filter oscillator che produce un segnale proprio periodico. Questo era solo un modo per farti capire come con poco si riesce in realtà a fare tanto con un solo semplice equalizzatore, che cosa posso andare a creare. Anche nel caso dell'autowall, la sua applicazione più tipica è sulla chitarra, ma nessuno ti vieta, per esempio, di utilizzarla su un basso in slap. Ascoltiamolo. Ovviamente vado qui a scegliere un segnale di controllo per la frequenza, perché la devo manipolare. E scelgo per esempio un low filter oscillator. Un segnale di controllo audio. Ho aumentato un po' il fattore di risonanza del filtro, lo diminuisco e il wah diventa sempre meno evidente, diventa un semplice passo a passo. Aumento il fattore. Ecco l'effetto di auto-wah sul basso. Ok, penso che dopo questo, insomma, utilizzo creativo avrei sicuramente rivalutato la possibilità di avere meno plugin possibile nella tua cartella, perché stimola davvero la creatività. Credo di aver esaurito tutti i miei consigli, i miei trucchetti, i miei segreti per quanto riguarda, quanto concerne insomma gli effetti di modulazione, e di averti aperto un po' gli occhi su quello che è l'effettivo ruolo di un tecnico del suono quando fa un mix. C'è una parte molto tecnica, ma anche una parte creativa. Se lo strumentista non ti ha già fornito il segnale processato perché ci ha pensato lui a capire che nella song andava bene questo tipo di effetto, tu puoi comunque provare a vedere se magari la sua idea può essere arricchita dalla tua, ovviamente in accordo con l'artista, perché qui si tratta di modifiche poi che hanno una grossa incidenza sul risultato finale della song. Detto questo, non mi resta di salutarti e di invitarti a studiare e a sperimentare il più possibile con gli effetti di modulazione. E ci vediamo alla prossima. Ciao!